Salve a tutti, maniaci del collezionismo, e benvenuti in Figure Maniaci TV. Oggi torniamo a parlare di Bleach e andremo a recensire il capitano Toshiro Itsugaya per la linea Ace Age Figures. Andiamo subito a vedere la scatola. Abbiamo qui di fronte il nostro capitano di spalle, fantastico. Qui abbiamo l'immagine del nostro capitano e nel retro abbiamo le varie pose di accessori che possiamo dare alla nostra action figure. Ma non perdiamo altro tempo ed andiamo ad aprirla subito. Oh, ed eccoci qui con il nostro capitano Itsugaya fuori dalla scatola. Andiamo subito a vedere gli accessori. Portiamo dei volti intercambiabili. Abbiamo questo volto fantastico che guarda di lato, guardate che meraviglia. Poi abbiamo questo volto a denti stretti, questo volto con gli occhi spalancati e questo volto bellissimo action a bocca aperta. Volti veramente favolosi. Poi abbiamo due paio di mani intercambiabili più uno. Abbiamo questo paio aperto, questo paio per impugnare la Zanpakutō e infine questa mano singola semi aperta. Ultima e non per importanza abbiamo la Zanpakutō, ovvero Yorimaru, se vi ricordate nell'anime. Ce l'abbiamo dentro il fodero che è realizzato benissimo. Guardate qui, lo possiamo mettere a tracolla del nostro capitano. Ovviamente questa parte qui si estrae. E poi abbiamo la nostra Yorimaru estratta che è realizzata perfettamente in ogni minimo particolare. Andiamo a vedere più nel dettaglio il nostro capitano Itsugaya e devo dire che qui Bandai con le figure di Bleach si sta impegnando tantissimo nei volti perché sono favolosi, ma come sempre vi dico che la parte di vestito in plastica io proprio non riesco a mandarla giù e non mi piace proprio. Stessa cosa per queste gambe oscene, hanno creato queste articolazioni bruttissime. L'altro giorno abbiamo visto Tanjiro che hanno ricreato delle articolazioni splendide, sebbene le hanno fatte in plastica, quindi non capisco perché qui non potevano impegnarsi un po' di più. Qui ci abbiamo fatto la sciarpina del nostro capitano, realizzata sempre in plastica, e anche qui nel retro abbiamo tutta la parte del vestito realizzata molto bene, sebbene in plastica. Per cambiare il volto al nostro capitano Itsugaya basterà rimuovere la frangia qui davanti, rimuovere il volto in questo modo qui, inserire quello che più vi piace e reinserendo la frangia il gioco è fatto. Passiamo alle articolazioni del nostro Itsugaya, il polso può andare giù, può andare su, può ruotare. Articolazione qui al gomito, rotazione qui al bicipite, il braccio può andare giù, può andare su, può andare avanti, può andare indietro benissimo. Butterfly joint alla spalla, le gambe si aprono perfettamente, possono andare avanti e indietro benissimo. Rotazione qui alla coscia, articolazione qui al ginocchio, bruttissimo da vedere. Piede può andare su, può andare giù, può ruotare, può andare a destra, può andare a sinistra, piegamento qui alla punta. Il busto può ruotare qui sotto e anche leggermente qui sopra, può guardare in avanti fino a qui e indietro fino a qui. La testa può ruotare, può andare a destra, può andare a sinistra, può volare in giù molto molto bene e in su pure. Passiamo all'altezza del nostro capitano Itsugaya, che con la punta dei capelli misura 13,5 cm, veramente bassissimo. Sempre per la linea Ace Age Figures andiamo a paragonare a Ichigo e Renji e poi al capitano Byakuya e al capitano Kenpachi Zaraki. E poi per la linea Dajin Mode GT lo andiamo a paragonare ad Aizen e a Jin, che se vi siete persi tutti i video di tutte le figure che avete visto finora li trovate linkati nella playlist qui in alto a destra e qui sotto in descrizione. E per finire, come sempre, lo andiamo a paragonare al nostro immancabile Goku, Saiyajin on Earth e Ace Age Figures. Passiamo ai volti del nostro capitano Itsugaya e qui con Bandai siamo sempre allo stesso punto, ovvero la figure poteva essere spaziale ma con questa plastica, gomma eccetera rovinano sempre a mio modesto parere l'action figure. Ma non preoccupatevi perché sto escogitando un metodo per customizzare anche queste figure di Bleach con dei vestiti in tessuto, quindi state sintonizzati che prossimamente riuscirò a combinare qualcosa. Quindi io al nostro capitano Itsugaya do un 8 pieno, perché comunque i volti sono spaziali. Yorimaru realizzata perfettamente sia nel fodero sia nell'estratta. Potevano secondo me mettere qualche mano intercambiabile in più, visto che ne hanno messe solo 4 più 1, però comunque ci sta la grande. L'action figure comunque è molto stabile, molto posabile, le articolazioni sono splendide. Quindi che dire, se siete gli amanti come me di Bleach, questa action figure non può assolutamente mancare nella vostra vetrina. E con il nostro fortissimo capitano Itsugaya concludiamo qui il nostro video. Vi ricordo che se volete acquistare questa action figure e tante altre vi lascio qui sotto in descrizione il link di Andrea Mazzolini.
Vi ricordo anche di iscrivervi ai nostri social Facebook e Instagram che trovate qui sotto in descrizione. Lasciate un like o un commento se questo video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale ed attivate la campanella per seguire tutti i nostri video. Da Figure Maniaci TV è tutto. Vi lasciamo al video delle pose. Ciao ragazzi!